vediamo due tecniche pratiche per aumentare i fatturati del tuo ristorante. Benvenuto, se non mi conosci, è la prima volta che guardi un mio video. Io mi chiamo Matteo Noale, sono un esperto di marketing a risposta diretta specifico per il settore della ristorazione, il creatore del sistema Codice Food ed il primo in Italia ad aver ottimizzato TripAdvisor e averlo reso una macchina di acquisizione clienti e di scalata della classifica. Ci tengo a dire che non sono un improvvisato nel settore della ristorazione, in quanto lavoro nel settore della ristorazione da più di 16 anni. Anche se la lavagna potrà ingannarti, non sono un formatore, ma appunto la mia azienda Codice Food vende servizi. Noi vediamo la parte pratica, le strategie. Andiamo ad attuare i piani di monetizzazione per i ristoranti. Ho deciso di fare questo video in quanto all'interno della mia community è stato molto apprezzato. Io faccio quasi una diretta al giorno. È stato molto apprezzato questo concetto. Visto il periodo complicato per i ristoratori, ho deciso appunto di girare questo video. Molti ristoranti stanno soffrendo per questo dramma che sta accadendo nella nostra economia, e sicuramente chi ne soffre di più sono i ristoranti che non avevano appunto un flusso di cassa corretto, non avevano queste tecniche implementate all'interno del loro locale, non avevano quello che possiamo dire fieno in cascina, e quindi adesso ne risentono un po' di più. Non è colpa dei ristoratori, ma diciamo che in Italia siamo un po' indietro. In America, se dovessi fare un discorso in America, queste tecniche le darebbero per scontate. In Italia siamo indietro. Comunque, cerchiamo di recuperare. Io sono stato uno dei primi in Italia a portare il concetto in questo periodo di ripartenza, sono il primo. Quindi il concetto di affilare appunto i coltelli, di ripartire con delle strategie, capendo dove si è sbagliato e non commettere più questi errori. Questi sono quelli più commessi dei ristoranti, anche se tu hai già sentito parlare di queste cose. Comunque, se non le applicate, hai commesso un grave errore. Detto questo, i ristoratori so che sono persone forti, hanno un grande senso al lavoro. Sicuramente sarete a casa, a casa non riuscirete a stare fermi in questo periodo, quindi se volete potete, anzi dovete, segnare quello che vi dirò e andare a implementare queste tecniche per appunto avere un vantaggio competitivo contro la vostra concorrenza nel momento in cui tutto riprenderà. Bene, quindi iniziamo appunto due tecniche pratiche per aumentare i fatturati del tuo ristorante. La prima è offrire un'opzione premium price. Se non stai facendo, se non avevi fatto questa cosa all'interno del tuo locale, è sicuramente un gravissimo errore. In quanto c'è una fascia di clienti che tu hai già all'interno del tuo parco clienti, che vengono già da te nel tuo ristorante, che solitamente a spanne è il 5-25% dei tuoi già clienti, che vogliono un pacchetto migliore, vogliono un'opzione migliore. Io qua ho segnato più completa, più costosa, full optional. Per riprendere un pochino il concetto delle automobili, dovete creare delle opzioni appunto premium price, le opzioni più complete all'interno dei vostri menu, ad esempio del ristorante. E adesso vi faccio un esempio. Di solito si ha il menu A, il menu B, il menu C. Voi potete andare anche ad aggiungere il menu D, ad esempio. Cosa voglio dire? Mettiamo caso che il menu A costi 30 euro, il menu B ne costi 60, il menu C ne costi 90. Dobbiamo creare un'opzione che ne costi 120, perché questa fascia di clienti, proprio per stato sociale, per mentalità, vuole acquistare l'opzione migliore. Quindi voi da domani prendete, rimpacchettizzate i vostri menu e create delle opzioni più costose, migliori, dei bundle, qualcosa che costi di più, abbellendola, ok? Dandogli del valore, e vi assicuro che il vostro cameriere, voi o chi parlerà al cliente e inizierà ad offrire questi menu a questa fascia di prezzo, vi posso assicurare che senza spendere un euro di marketing voi aumentate i fatturati del 5, del 20% soltanto offrendo questo menu ripacchettizzato in una maniera diversa. Lo potete fare anche all'interno dei piatti della carta, quindi se avete un piatto potete andare a creare un'opzione più costosa, migliore, più completa, aggiungendogli un contorno, aggiungendogli un vino.
comunque creandolo appunto full optional. Una cosa da dire è che i ristoranti d'Italia questo non lo fanno, quindi sicuramente applicando anche solo questa semplice tecnica avrete un vantaggio assolutamente competitivo che vi darà la possibilità di aumentare il margine di spesa per ogni cliente, quindi andare ad aumentare i fatturati. Non pensate che non ci siano clienti che comprino, che acquistino questi tipi di pacchetti, perché non è assolutamente così. Sono certo che voi avete dei clienti che credete che spendano 30 euro, invece ne spenderebbero tranquillamente 120, soltanto che questa opzione non gliela avete offerta. La seconda tecnica è quella, adesso vedremo, io ho segnato upsell e cross-sell, ma è anche, volevo dirvi anche la tecnica 3 di 3, la chiamo io. Ossia, noi all'interno del nostro ristorante dobbiamo avere una sequenza di tre prodotti con la matematica dei prezzi giusta. Di solito sono prodotto A, prodotto B e prodotto C. Cosa succede? Quando noi andiamo a lavorare in quella che si chiama lead generation, ok? In Italia questo termine viene confuso in quanto si pensa che la lead generation sia semplicemente online, invece può essere fatta anche offline. Comunque, quando noi andiamo appunto ad acquisire, a far entrare il cliente, noi dobbiamo avere quella che è l'offerta civetta, quella che è l'offerta che si chiama di front end, ok? Che va a far, diciamo, entrare il cliente all'interno del nostro locale. Questa offerta solitamente io consiglio che sia il piatto migliore che avete nel vostro locale, quello per cui siete riconosciuti, quello che esprime l'identità differenziante. Potrebbe essere una tagliatella ai porcini, potrebbe essere un'orecchia d'elefante alla milanese impanata in un determinato modo, quello che voi volete, ok? Che sostanzialmente va proposta, ok, ai lead, a quelli che sono i potenziali clienti, con un'offerta sostanzialmente, si può fare un 10% di sconto, un 20% di sconto, poi dipende tutto dal vostro posizionamento, io non sono molto per gli sconti, però sicuramente offrire magari un pacchetto completo. Milanese più contorno più calice di vino, adesso faccio caso, ok, tagliatella con calice di vino a un determinato prezzo per acquisire clienti dove voi andate a break even, ok? Voi dovete andare a punto di pareggio. Potete andare anche già in guadagno, non ho detto che voi dovete andare per forza a break even, dipende poi appunto, ripeto, dalla matematica, perché una volta che il cliente arriva nel locale. Un esempio, vi faccio un esempio classico anche per dare la logicità a quello che vi sto dicendo, è che il cliente entra nel locale perché ha preso appunto una tagliatella con i porcini e l'avete acquisito tramite questo prodotto civetta, questo diciamo specchietto, non so come, sì, va benissimo chiamarlo trappola per topi, ok? Possiamo chiamarlo in tutti i modi che vogliamo, però nel senso penso che l'abbiate capito. Una volta che arriva perché ha preso una tagliatella, perché appunto ha preso un coupon per avere queste tagliatelle ai porcini, il vostro cameriere deve essere bravo e qua andiamo poi a parlare di upsell e cross-sell, a spostarlo, ok? Quindi cross-sell lo andiamo a spostare ad esempio su una tagliatella ai porcini con un calice di vino. Quindi se voi non l'avete messo in questo pacchetto, il vostro cameriere deve sapere già che insieme a quella tagliatella deve offrire il calice di vino, quindi qualsiasi cliente arriva nel locale con questa offerta, il vostro cameriere dovrà offrirgli un calice di vino che costerà ad esempio 3 euro in più. Dopo questa offerta, diciamo, di tagliatella, sa che deve andare a proporre un dolce, quindi sono 4 euro in più. Questa cosa deve essere matematicamente decisa. E deve essere schematizzata, deve essere una strategia ripetuta sempre per ogni cliente. Se qui noi cambiamo il prodotto di front-end, potrebbe essere anche, ad esempio, una tagliata. Il prodotto di cross-sell potrebbe essere un contorno, oppure averne tre di tipi diversi e di prezzi diversi, tipo una 2 euro, una 4 e una 6. Quindi avete magari anche semplicemente tre tipi di patate diverse, quella da 6 euro perché sarà magari una patata che deriva da una determinata parte, magari l'avete fatta sabbiosa. Comunque, inventate voi quale tipo di contorno può andare bene, noi lo facciamo all'interno delle nostre consulenze private questo lavoro. Comunque, detto questo, andiamo quindi a spostare il cliente che arriva perché ha preso una tagliata, adesso non ricordo più, sì, mi pare che aveva detto tagliata, che costava 20 euro. Che voi avete messo in offerta con un calice di vino, proponendogli appunto il cross-sell di un contorno, andate a marginare 4 euro in più.
Questa logicità può essere anche semplicemente quanti clienti entrano all'interno del locale, quindi il cliente entra nel locale, voi avete questa fila di tre prodotti, eliminando quello che vi ho detto adesso, voi sapete che se il cliente prende una tagliata, il vostro cameriere deve spostarlo su un filetto, ad esempio, deve vendergli un filetto. Quindi una volta che voi andate a fargli quello che si chiama upsell, quindi andate a fargli spendere di più il vostro cliente, spostandogli dalla tagliata al filetto, dicendogli che il vostro filetto è particolare, che viene allevato in una determinata zona, la tagliata che costa 20 euro, lo spostate e le fate spendere 25 euro, quindi 5 euro in più da quel cliente che deve essere spostato un'altra volta su quei tre contorni diversi che costano, hanno fasci di prezzi diversi. Se gli vendete quello da 6 euro, voi avete marginato 5 più 6, 11 euro. Quindi non soltanto avete, non avete più soltanto i 20 euro di margine, quindi di guadagno. Della tagliata, ma ne avete ben 31, se non mi sbaglio, se la matematica non sì, vabbè, comunque avete capito il senso, ok? Questo è più o meno lo schema che voi dovreste avere all'interno del vostro locale. Capite che utilizzare delle tecniche del genere vi permette di aumentare di gran lunga, ok, il flusso di cassa che avete all'interno del locale. La banca non vi chiama più, i dipendenti, i fornitori non si lamentano perché li pagate in ritardo, se questo è il vostro caso. Vi permette, dopo un anno di questa tecnica, di marginare ogni volta 6, 7 euro, 8 euro in più a cliente, e quindi capite che il flusso di cassa si crea e quel fieno in cascina riuscite a mettervelo. Però ovviamente ci vogliono delle tecniche, ci vuole qualcuno che queste cose ve le spieghi e che ovviamente i camerieri siano profilati e preparati alla vendita. Per farvi capire il concetto per completezza di quello che voglio dirvi di questa linea di prodotti, è un pochino quello che fa McDonald's. McDonald's ha un sistema, ok? Loro sono proprio a livelli estremi. Non pensiate che sia perché è una grande catena, perché è cresciuta, quelle sono scuse, ok? Noi dobbiamo andare a prendere il concetto che c'è dietro al sistema che loro utilizzano e andare a replicarlo nella nostra azienda. McDonald's cosa fa? McDonald's vende panini, ma margina sulle patatine e sulle bevande, ok? Quindi non guadagna sul panino che sta vendendo. Sul panino che sta vendendo McDonald's solitamente va quello che vi dice, ok, il break even, e va a marginare poi sulle patatine, o addirittura va in pareggio con le patatine e margina con la Coca-Cola e con le altre cose che ha all'interno di quel posto del demonio. Perché un'altra cosa che fa McDonald's, che è alquanto subdola, però è allo stesso tempo intelligente, è quello di avere l'Happy Meal. McDonald's ha strutturato l'Happy Meal dove non va a break even, ma va in perdita, per il semplice motivo che i bambini non vanno da soli a mangiare da McDonald's, quindi devono essere accompagnati. Per cui il loro prodotto di front-end, la loro trappola per topi è l'Happy Meal, quindi dove il bambino, il giochino, viene attratto all'interno del loro ristorante, possiamo chiamarlo il fast food, ok? E il bambino ovviamente non andrà da solo, perché andrà col nonno, la mamma, il papà, il pinguino, il cane, il cammello, qualsiasi persona lo possa accompagnare, ok? Quindi una volta che loro vanno in perdita con l'Happy Meal, capite che vanno a, perché mettiamo il caso che loro l'Happy Meal costi 7 euro, automaticamente se vanno in due persone loro ne hanno guadagnato, mettiamo il caso, 25, quindi vanno comunque in guadagno. Poi c'è un discorso anche che McDonald's guadagna con gli stabili, ma questo è un altro discorso. E lo stesso esempio lo posso fare con i cinema. Okay, i cinema in Italia sono falliti perché noi abbiamo la mentalità italiana che chi aveva il cinema doveva marginare sul biglietto del cinema, ok? Mentre le grandi catene americane, che sono tuttora aperte, mentre i cinema italiani con le gestioni italiane sono fallite, hanno capito che non è il prodotto, il biglietto del cinema, appunto fanno le serate dove ti fanno dei prezzi stracciatissimi per andare al cinema. Per quale motivo? Per farti entrare, ok, all'interno del cinema. Il biglietto per loro è il front-end, il prodotto di front-end, dove loro ti attraggono all'entrata del cinema per metterti in un posto dove tu avrai caldo, fame, sete, e ti faranno mangiare popcorn ancora più salati per farti venire ancora più sete, perché il business, ok, che c'è nei cinema è il bar, non è il biglietto. Allo stesso modo ve lo posso fare questa cosa per farvela capire con io ho degli amici che lavorano nel settore automotive, quindi automobilistico.
Mi sono confrontato molte volte con loro sui prezzi e sono rimasto allibito dai prezzi risicati che guadagnano le concessionarie per vendere una macchina. A volte sono macchine da 70.000 euro dove il concessionario guadagna 600-700. Ma perché? Perché il concessionario non guadagna sull'automobile. Il concessionario, a volte, voi se siete bravi, riuscite anche a portargli via a break-even, okay, le macchine, ma loro guadagnano su che cosa? Sui tagliandi? Sulla carrozzeria, quelli sono i loro prodotti dove poi vanno a marginare. Quindi il business deve essere appunto un business, deve avere una scala di prodotti che vadano a far spendere al cliente il margine maggiore possibile. C'è una frase che dice uno dei miei mentori, Jay Abraham, che spiega, che dice che non bisogna mai far spendere al cliente più di quello che vuole spendere, ma non bisogna essere neanche così stupidi da fargli spendere meno di quello che vuole spendere. Quindi bisogna un attimino capire che la roba a voi all'interno delle celle va male, come si dice solitamente nel gergo della ristorazione, va dal culo, ok? Quindi non potete assolutamente non avere una scala di prodotti del genere, perché voi il vostro senso, ok, è vedere il ristorante come un business, quindi dovete svuotare la dispensa, svuotare i frigoriferi per riempirli il giorno dopo. A voi non ve ne deve fregare niente che ci sia roba nei frigoriferi, voi dovete farla fuori il più possibile. Noi abbiamo una grande fortuna all'interno della ristorazione, a differenza di quelli dei negozi, che è avere il cliente quando si siede, che è in modalità d'acquisto. Cosa voglio dire? Che il cliente si siede e ha fame e ha sete e ha un bisogno che noi dobbiamo andare a soddisfargli. Mentre il negozio di scarpe, il cliente potrebbe entrare soltanto perché è curioso, quindi guardare, e il commesso deve essere molto più bravo a potergli vendere quel paio di scarpe e a fargli spendere tutti i soldi, evitando che vada a completare quella che si chiama shopping mode in altri locali, scusate, in altri negozi. Noi abbiamo questa fortuna, cioè il cliente, una volta che è seduto, noi dobbiamo andare a soddisfare il suo bisogno il meglio possibile, e il segreto sta appunto nell'offrirgli delle offerte così tanto strategiche, ben strutturate, che il cliente deve pensare di aver quasi fottuto, ok? Di aver quasi fottuto il ristoratore. È un po' come la stessa sensazione di quando andate a fare i saldi, che voi avete le borse piene di te, ah, guardate che minchia quanta roba ho fottuto a questo imprenditore di merda. E invece no, il cliente ovviamente da voi deve avere un'esperienza fantastica, deve vivere un'esperienza completa che non vive in altri ristoranti. Però la sensazione quando esce deve avere la pancia piena, deve essere soddisfatto e pensare che vi ha fottuto. Ma mentre voi avete la matematica giusta e ci avete comunque straguadagnato, ok? Questa è la logica che ci deve essere dietro da ogni ristorante. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Ti invito a entrare all'interno del gruppo Codice Food, troverai il link qui sopra o sotto, e ci vediamo al prossimo video.